Bentrovati! Allora, il nucleo essenziale della concezione fascista della donna è da ricercarsi in una asimmetria dei ruoli. Il posto della donna è la casa. La donna è madre, è sposa, si occupa della casa, si occupa dei figli, si occupa dei lavori di cura, per esempio assistere un anziano malato. Il posto dell'uomo è fuori dalla casa e dunque il lavoro, la produzione, il guadagno, la politica. Questa radicale differenza nelle funzioni trova giustificazione e fondamento in una profonda differenza nelle attitudini naturali. Secondo Mussolini, la donna è analitica e non sintetica: ha una scarsa propensione al passaggio dal particolare all'universale e di conseguenza è inadatta alla speculazione intellettuale. Del resto, se noi osserviamo l'iconografia fascista, no? le riviste, le foto, i manifesti del tempo, come viene ritratta sempre la donna? È una mamma che allatta, è una signora ricca borghese ingioiellata che aiuta un bambino povero. Questa visione fascista della donna ha delle conseguenze di notevole spessore. In primo luogo, le donne non possono essere presidi, cioè non possono gestire una scuola, cioè una donna non può dare ordini a un uomo. Le donne, proprio perché inadatte alla speculazione intellettuale, non potranno insegnare storia e filosofia. E inoltre, la presenza Femminile delle donne nei luoghi di lavoro è consentita, ma non oltre una certa soglia. Ci sono delle quote che possiamo chiamare negative, c'è cioè un tetto. Cioè, All'interno di un ufficio, per esempio, non ci possono essere più del 10% di donne. Eh, altro aspetto eh, di grande rilevanza: nascono i fasci femminili, che sono delle strutture organizzative destinate alle donne in camicia nera. In una prima fase sono dei luoghi di confronto, di dibattito, di discussione politica, ma eh, pian piano si assiste a un progressivo svuotamento dei compiti di queste organizzazioni, eh, per cui si occuperanno soprattutto di assistenza, di beneficenza, di propaganda. Quindi agli uomini la politica, alle donne il sociale. Si tratta di organizzazioni che sono poco vitali e sono tese soprattutto a incrementare le virtù domestiche eh, della donna e a ribadire l'immagine tradizionale femminile, cioè quella di eh, Angelo del Focolare. E poi c'è anche un altro aspetto assai significativo. Mussolini inaugura la cosiddetta battaglia demografica, cioè l'unico modo per l'Italia di avere un destino imperiale è quello di passare nel giro di 30 anni da una, da una popolazione di 40 milioni circa a una popolazione di 60 milioni. Qual è lo slogan? No? Il numero è potenza. E vengono presi una serie di provvedimenti per incrementare la natalità. Per esempio una tassa sui celibi, per cui il regime entra anche nella camera da letto. Eh, una serie di incentivi invece per aiutare i padri di famiglia a trovare lavoro, più opportunità di carriera per i genitori no? di famiglie numerose, ma anche estensioni fiscali, assegni familiari più pesanti, e poi vengono istituiti dei premi per lusingare e blandire le madri prolifiche. Dunque, in ultima analisi, eh, c'è il richiamo ai valori della tradizione, a una famiglia, appunto. Tradizionale, patriarcale, autoritaria. Ora, c'è da dire che nella vita di Mussolini le, ruole, le donne hanno avuto un ruolo sempre centrale, sia quando Mussolini era un signor nessuno, sia quando Mussolini diventerà no, il duce. Eh, per esempio, prima di morire, no, doveva questa amante, e Mussolini era consapevole di quello che stava per accadere, cerca in tutti i modi di allontanarla, di cacciarla via, dice vattene, qua ci ammazzano. Ma lei rimane fedele al suo uomo, veramente nella buone nella cattiva sorte, e morirà con lui. Eh, non so cosa trovassero Mussolini, probabilmente emanava non so, energia, vitalità, ma c'è una storia che è particolarmente illuminante, che è quella di Ida dal Serra, una donna nata vicino Trento, che aveva un salone di bellezza a Milano. Incontra Mussolini, si innamora, venderà tutto per aiutare la carriera politica e giornalistica del giovane Mussolini. Mussolini però non la sposerà, sposerà Rachele. Eh, Ida Tarsier non si arrende, anche perché ha avuto un figlio da lui. Si chiama Albino Benito, ed è peraltro identico al padre. Dunque, innegabile la paternità. Benissimo, farà di tutto per riconquistare il suo uomo. Eh, quando lui era ferito, perché Mussolini ha fatto la prima guerra mondiale, era ricoverato, andrà lì, troverà Rachele, si azzufferanno, mentre Mussolini era, diciamo così, in convalescenza. Andrà ehm, sotto casa, sotto il suo giornale, a urlargli di tutto. Scriverà lettere al direttore del Corriere da Sera Luigi Albertini per denunciare la sua condizione, fra irruzione del giornale. E per Mussolini è un pericolo enorme, perché gli standard etici del tempo erano diversi da quelli di ora. Lui, è, diciamo, lui incarna l'archetico del buon padre di famiglia, e invece si ritrova in una situazione allucinante. E dunque cercherà di risolvere le cose, diciamo così, da, da uomo, da politico, cioè pag pagando. Ma lei non voleva i suoi soldi, lei voleva Mussolini. E dunque non si arrende. E allora prenderanno provvedimenti coercitivi più seri. Eh, non può andare a Milano, deve restare confinata a Trento, ma non c'è niente da fare. E dunque alla fine verrà internato in un manicomio a Venezia. Il figlio, rodato in marina, verrà portato dall'altra parte del mondo e quando anche lui vorrà far valere i suoi diritti, anche lui verrà internato in manicomio. Moriranno tutte e due in giovane età in manicomi diversi. Ecco, forse questa è la metafora di quello che Mussolini ha fatto all'Italia. Sedotta, spremuta e abbandonata e portata alla rovina. Grazie.